Salve a tutti, sono Roberto Iacopelli, una guida alpina di Bolzano. In questo breve video cercherò di spiegarvi come affilare i ramponi e le strategie da utilizzare. Partiamo subito con i modelli esistenti di ramponi. Conoscete tutti i ramponi classici, che sono questi qui. I ramponi classici da ghiacciaio ne esistono di diversi tipi e sostanzialmente ci sono due tipi di rampone con le punte frontali orizzontali, affilatura orizzontale, o con le punte frontali ad affilatura verticale. Poi degli stessi modelli, come avete visto, ci sono gli stessi anche in inox, sia con l'affilatura verticale che la affilatura orizzontale. Un altro secondo gruppo di ramponi sono quelli da scalata su ghiaccio o da cascate su ghiaccio, che in genere sono ramponi rigidi, molto più pesanti, che hanno invece le punte frontali tipo picozza a lama. Poi come ultimo gruppo ci sono i ramponi da sci alpinismo in alluminio, duralluminio, o i ramponi da escursionismo. Ora, il rampone da escursionismo è un rampone da utilizzare su neve dura, quando si cammina nei boschi ripidi, su sentieri ghiacciati, ha delle punte molto piccole, li conoscete ormai tutti. Direi che non è che necessiti una grande affilatura, perché è un rampone che è utilizzato solo per stabilizzarsi sulla neve quando questa è ghiacciata. Più o meno simile sono per i ramponi da sci alpinismo, anche se hanno una forma più accentuata tipo quella dei ramponi classici, però sono in alluminio. L'alluminio, sapete benissimo che è un duro alluminio, che è un materiale molto duttile, è facile che perda subito il filo, vedete questi ramponi che ho praticamente hanno le punte ormai tonde, no? Ed è un rampone che si utilizza anche questo su neve dura, no, su sci alpinismo classico, non dico sci alpinismo ripido. Non serve una grande affilatura e vanno affilati molto poco perché l'affilatura si perde immediatamente e le punte dopo 2-3 volte che le utilizzate tornano ad essere tonde. Quindi questi sono dei ramponi che vanno affilati con molta cautela. Per quanto riguarda i ramponi classici, come strategia di affilatura io vi consiglio di tenerli ben affilati o affilarli da metà estate fino verso la fine dell'estate, perché i ghiacciai si sa benissimo che all'inizio dell'estate sono più pieni di neve, anche i pendii più ripidi, ma da metà estate, dipende da stagione a stagione, in poi emerge il ghiaccio duro. A quel punto è molto importante avere un rampone ben affilato. E vediamo subito con che cosa li dobbiamo affilare. Allora, scordatevi assolutamente tutti i sistemi di affilatura elettrici, cioè frese a banco, trapano con la molla come io qua e vedremo dopo. Perché? Perché i ramponi in acciaio subiscono a fine produzione un trattamento che si chiama tempra o tempera dell'acciaio, che consiste nel portare l'acciaio a una temperatura specifica e dopodiché abbassarlo repentinamente. Questo trattamento termico lo rende molto duro l'acciaio, soprattutto sulle punte. Se li affiliamo con una mola, li surriscaldiamo la punta e facciamo perdere la tempra del rampone. Quindi tutto quello che dobbiamo procurarci sta su questo tavolo, o dell'olio per catene, o meglio dell'olio per armi, il ballistol, della clever, delle pezze, una pietra per affilatura, una lima fine, una lima più grossa. E se non avete una mola con il trapano, una spazzola di ferro, o meglio, una spazzola di questo tipo con il trapano. La prima cosa che dovete fare quando affilate qualsiasi modello di rampone classico è quella di disassemblarlo. In genere i ramponi sono assemblati e sono facilmente apribili. Vedete, questo modello qui l'ho già aperto e gli ho già tolto anche la copertura antizoccolo, che ogni modello ha fatto a modo suo, utilizzo per affilare i due elementi separati. Perché? Perché la prima cosa che bisogna pensare quando affilate un rampone è che dovete stabilizzarlo molto bene. Non dovete tenerlo in mano o appoggiato tante volte alla gamba come si fa e affilarlo così, perché quando passate con la lima muovete anche il rampone. Ogni passata di lima il rampone prende un'angolazione differente e ogni volta che date una filata è sempre differente. Il risultato è un lavoro mal fatto, perché continuerete a filare il rampone cambiando l'inclinazione della punta e di conseguenza non riuscirete a fare una filatura precisa. Il rampone deve essere sempre messo o in morsa, o se proprio non avete una morsa cercate di stabilizzarlo
su un tavolo da lavoro che avrete in tante maniere. Lì dipende dal tipo di punta che andrete ad affilare, ma cercate sempre di stabilizzarlo su una superficie rigida. Prima che me lo dimentichi, ci sono molti modelli di ramponi che hanno una marcatura che delinea il livello massimo di affilatura. Vediamo se si vede abbastanza bene su questo modello qui. Ecco, bisogna ricordarsi di non arrivare mai a superarla. Quindi questo modello di rampone qui potrò affilarlo, come vedete, ancora diverse volte prima di arrivare al limite massimo di affilatura. Allora, iniziamo con la lima grossa per ricreare la punta dove non esiste, perché questo rampone qui praticamente è proprio tondeggiante. All'inizio, quando uso la lima grossa, posso passarla avanti e indietro, non è necessario che usa solo una direzione, quindi devo ricreare con pazienza la punta che non c'è più. Filata, passo alla lima più fina e do dei colpi più leggeri per creare esattamente il filo bello appuntito. Voilà. Adesso si ragiona e lo vediamo abbastanza bene. Con le punte frontali dei ramponi da cascata o da scalata dovrò stare molto attento, quindi blocco bene il rampone e passo leggermente la lima con un'angolazione costante, che è quella che mi serve per ricreare il filo. Quindi pian pianino da una parte e pian pianino anche dall'altra. Adesso qua sono già un po' spuntati abbastanza bene, richiedono qualche colpo in più. Alla fine passo dall'alto verso il basso e quando vedo che il filo è ricreato bene, prendo la pietra e do il colpo finale e avrò due perfetti coltelli. Sentiamo, wow, va benissimo. Va bene, e per finire passiamo l'olio. Nel caso di olio da bicicletta basta poco, una piccola goccia, anche spruzzata direttamente sul rampone, e la passiamo con la pezza su tutta la superficie. Nel caso del Balistol invece è meglio mettere l'olio direttamente sulla pezza, così. Anche qui ne basta poco, non ne serve tanto, forse un po' più di questo, così. E poi lo passiamo direttamente sul rampone. Adesso a video è un po' difficile vedere, ma se adesso li lasciassi asciugare, dopo un'oretta, due, vedrete che la parte dove ho messo il Balistol è meno unta di quella dove ho messo l'olio da bicicletta. Tutto qua. Bene, dopo mezz'oretta di lavoro avremo i ramponi nuovamente affilati, pronti all'uso. Vi chiedo alla fine solo di mettere un mi piace su questo video e vi auguro buone gite a tutti con grande attenzione.